Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di più del vostro quartiere? Oggi parleremo del mercato di prima valle. Nel quartiere ci sono tanti mercati, ce n'è uno molto grande all'aperto, ma quello che abbiamo visitato noi a febbraio era il mercato coperto di prima valle che si trova in via San Egidio Papa. L'edificio è grandissimo e pensate, è stato progettato dalla prima donna architetta in Italia. Si chiamava Elena Luzzatto ed era il 1955. Forse qualcuno dei vostri nonni si ricorderà di quando è stato inaugurato, provate a chiederglielo. All'interno l'edificio è rimasto fedele all'originale, ma l'esterno è decorato con tantissimi murales. In particolare ne ricordo due che abbiamo visto insieme. Uno è quello realizzato da Alessandra Carloni e rappresenta questa bambina con una strana nave casa che vola nel cielo. E il secondo è quello realizzato da Cristina Milakovic che rappresenta una città. Se guardate bene, questa città è proprio Roma. Si può riconoscere la cupola della Basilica di San Pietro. Il mercato in origine ospitava tantissimi banchi, pensate, ce n'erano più di 50. Si vendeva la frutta, la verdura, c'erano macellerie, pescherie, ma anche chi semplicemente andava lì per vendere la cicoria raccolta nei campi. E pensate, c'era un signore che vendeva le lumache. Oggi purtroppo la situazione è molto diversa perché ci sono tanti supermercati e le persone preferiscono andare in un unico luogo e fare la spesa lì. Ma per me il mercato è qualcosa di veramente speciale, un luogo magico, è una specie di piazza dove poter incontrare le persone del quartiere, fare due chiacchiere mentre si comprano frutta e verdure fresche di stagione. E poi è pieno di colori, di profumo. Sembra davvero rispecchiare l'anima, di un quartiere. Oggi nel mercato di Prima Valle resistono pochi banchi, si può comprare la frutta, la verdura, c'è un calzolaio molto bravo con le riparazioni in pelle e c'è un bar. Tante sono le associazioni e i progetti legati al recupero di questo mercato e noi speriamo davvero che presto tutte queste idee trovino una loro realizzazione. Così da poter ritornare a vedere questo mercato pieno di banchi, di gente e rivivere la magia, del mercato rionale. E ora rispondete alle nostre tre domande. Provate a coinvolgere i vostri genitori, i nonni, magari loro sono stati in quel mercato. Aspettiamo le vostre risposte e con queste risposte diventerete finalmente guide turistiche di Prima Valle. Ciao!